Ehi la ciurma, io sono Alzatesse e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Kaladesh! Siamo nell'ultima battaglia, come potrete intuire, ho già perso. Voi per fortuna non vedrete, ho fatto un fail e mega enorme, ma sorvoliamo. I guardiani, di nuovo insieme, emergono dalla folla. Chandra si lancia nell'arena per proteggere la madre, affiancata da Nissa e Jayce. Chandra scatena la sua furia sui carcerieri di Pia. Allora, in pratica abbiamo un mazzo con i tre colori principali dei nostri Planeswalker, che sono appunto il blu, il rosso e il verde. È un pochettino difficile da gestire con tre colori perché andiamo molto di terre e non di terre base. E abbiamo delle creature molto potenti, ma che però ci richiedono di attendere fino alla fine per poter essere usate. Abbiamo molto dinamiche sull'energia, mentre loro vanno sugli artefatti e quindi sulle solite dinamiche che abbiamo visto in passato nella serie di Kaladesh. Mi sembra abbastanza buona, soprattutto per il servitore del flusso che nella scorsa partita mi è stata strautile, mi è stato strautile, perché in mancanza di mana può permetterti di giocare comunque creature più potenti di quanto non potresti permetterti normalmente. Lui già gioca del mana, forse perché non aveva niente di interessante, suppongo. O forse voleva tenerselo più avanti, per più avanti. Però io no, vorrei. Questo è verde, no? Allora, perché giocare la cascata sul Furia e aspettare un turno per il servitore del flusso? Io giocherei piuttosto una montagna per giocare subito il servitore del flusso. La cascata sul Furia posso pure giocarla al turno dopo. Non abbiamo creature, cioè non abbiamo molto creature, ma non credo sia un grande svantaggio perché, come dicevo, la maggior parte delle creature sono creature da late game, quelle che abbiamo, e quindi direi che, no, io direi che gioco questo per giocare lui. Direi che ci conviene avere mana perché senza mana non facciamo niente. Se abbiamo le creature ci bloccano, cioè ci inquinano soltanto la mano perché non possiamo giocarle, quindi non ha molto senso. No, non voglio creare dei totter incolore con volare. Andrei ad attaccare con lei almeno non ora. Perché più che altro ci sono delle creature che posso potenziare con l'energia o posso usare l'energia per giocare delle altre creature. Vorrei tenerla più che altro per quella che non per dei totteri. Anche perché avendo l'avversario un mazzo molto incentrato sugli artefatti, potrebbe essere effettivamente non estremamente utile. Non ho visto totteri però, ecco, nella scorsa partita. Ogni qualvolta un avversario lancia una magia non creatura, quel giocatore è questa è una brutta fregatura. Ci impedisce per esempio di giocare il collasso dell'etere. Oppure anche le terre inficiano quel discorso là. Planeswalker, Jace. Profetizza uno e poi pesca una carta. Questo potrebbe essere molto utile, ma tanto non possiamo giocarlo. Quello che voglio capire è se perdo vita giocando anche mana. No. Non è considerato magia. Ok. No, perché la magia mi confonde sempre un tot. Cioè, magia è tutto, ma non le terre, probabilmente, da quanto ho capito. Giocare Jace? No. No, non lo voglio giocare adesso, Jace. Anche perché non ho di che difenderlo. Nella scorsa partita purtroppo ho sprecato Chandra perché non avevo di che difenderla, l'ho giocata probabilmente troppo presto e me l'ha uccisa senza che io potessi praticamente usarla ed è stato un gran peccato. Fulmine imbrigliato è un istantaneo, ma non voglio giocare istantanei, visto che mi farebbero perdere vita. Non voglio neanche giocare Jace, però. Però il fatto di poter pescare una carta potrebbe velocizzarmi la partita. Ha comunque 5 di vita e potrei difenderlo un pochettino. 3 e 2, ce l'abbiamo 3 e 2, sì. Facciamo che giocarlo, dai. Ah, non conta come creatura perché è un Planeswalker, effettivamente. Però ci può stare. Posso sacrificare 2 punti vita per giocare Jace e pescare una carta. Teniamo mana. Aspetta un attimo, quanto abbiamo?
Abbiamo 3, 2, 5 e 1, 6 in mano, in cima, sì, prendiamola. Non dovremmo aver bisogno più di 7. Quindi l'averne 7 può essere risolutorio, nel senso che anche se dopo non ci capita più mana, ne abbiamo sufficienza ora. Cribbio non ci voleva, non può fare più un Kaiser se non usare i totteri. I'm sorry, ma devo sacrificare il servitore del flusso per permettere a Jace di sopravvivere. No, in realtà sarebbe sopravvissuto lo stesso, ma il famiglio di Filigrana deve andarsene. Lui pesca tanto una carta quando il famiglio muore. L'avrà preventivato e ha sedere selvaggia in evoluzione. Porca la miseria. Tezzeret e Dovin sta scegliendo. Stanno, sono due. Sai com'è? Vabbè. As you want. Allora, giochiamo l'isola. Questo non lo giocherei però perché perdo vita per prendere altro mana e dovrei averne a sufficienza per ora. Facciamo profetizza uno, poi pesca una carta. Sì, questo lo gioco. Anche perché mi permette di attaccare con volare. Non lo userei per difendere Jace, credo, perché purtroppo potrei usare questo, sacrificherei 2 punti vita, ma almeno gli ucciderei quel discorso là. Due servomeccanismo incolore. Credo che effettivamente al prossimo turno potrei giocare il servo, il fulmine imbrigliato. Ogni giocatore può profetizzare uno. Allora, vediamo un po'. In fondo. Non mi serve, già ne ho una. Allora, gioco una terra. Gioco il fulmine imbrigliato per uccidergli quello. Perdo 2 di vita, eh. Però se non altro non perdo più. Allora, 3 di energia. Non dovrebbe più darmi fastidio. Ok, allora, profetizza uno, poi pesca uno. In cima, sì. E lo gioco anche. Così posso difendere. Non so se usare anche questo, però no. No, non mi conviene, solo carte scrause. Però giocherei a armonizzarsi con l'etere, più che altro. Perché almeno così non ho più mana qua dentro e so di che pescare poi creature. Poi mi ha dato dell'energia che vale a buttare, quindi ci sta, direi, ci sta. Allora, potrei andare ad attaccare con questo e credo che lo farò, perché anche se lui mi attaccasse con tutto Jace, potrei comunque limitare i danni. E Jace non ci morirebbe. Tra l'altro lui quando fa danno a un giocatore ottengo segnalini energia, quindi ottimo. Se ci venisse una buona carta che io so che abbiamo, potrebbe avere tutta questa energia, potrebbe aiutarci non poco. E questa invece non mi piace, il capo della fonderia. Vuol dire che tutti hanno un più uno più uno. E potrebbe rivelarsi molto brutta come cosa. Perché vorrebbe dire che rischio di perdere Jace. L'altro non può bloccare, io andrei a uccidergli un servomeccanismo. Jace resta con 1 di vita, eh.
Ok, adesso c'è venuta anche Chandra. Allora, giocherei un'isola. Userei l'abilità di Jace. In fondo. Ottimo, un virtuoso dei turbinanti. Posso giocare Chandra? Forse non più. Sì, posso giocare Chandra. E potrei effettivamente già usare la sua abilità che le fa perdere punti vita in realtà. Potrebbe essere molto pericolosa, ma... Ma togliere questa creatura mi permetterebbe di depotenziare mostruosamente gli altri. Questo che abilità ha già? Ah, crea dei totteri in colore con volare. No, non voglio usare l'energia per quello. Allora, adesso io andrei ad attaccare con questo, tanto ho due creature con cui difendere, dovrei avere salvi sia Jace che Chandra. Li ho un po' messi in crisi, come punti, due Planeswalker, ma... Dovrei poterli far sopravvivere fino al prossimo turno. E comunque se morissero vuol dire che non prendo danni io e mi sono comunque stati molto utili. Crea due servomeccanismo 1-1 in colori. Ok. Allora andrà ad attaccare? Non credo. Infatti. Ecco cosa volevo, una bellissima idra irsuta. L'idra irsuta al costo di 3 di energia può essere potenziata. E direi che ho molta energia per potenziarla effettivamente qua. Ah, posso farlo più volte? Andiamo allora. Faccio 7-6 che mi sembra abbastanza buono per ora. Poi dopo vediamo se potenziarla ancora. Allora, poi userei... Aggiungi alla tua riserva di mana... Profetizza uno, poi pesca una carta. In fondo. No, me la tengo per dopo il fulmine imbrigliato. Sembra stupido uccidere questo costrutto impaziente 2-2. Ok. Tanto dovrei aver sufficienti per difendere. No, lui ne ha 4. Potrebbe infliggermi danno un Planeswalker, però comunque non tanto da morirci, cioè da farlo morire. Io ho preso altra energia. Ok, questa mano la vedo bene. Però lui ha un incantesimo che potrebbe distruggermi tutto quello che ho in campo, in pratica. Nel senso che prima ha giocato un incantesimo che a ogni giocatore faceva tenere in mano una creatura, un artefatto e un planeswalker. Mi lascerebbe comunque in vantaggio perché lui ha solo artefatti e io potrei tenere una creatura, un planeswalker o un planeswalker e... mi va ad attaccare. Allora, 1, 2 e 3. Perde un punto vita ma lui perde tutte le creature, tranne una. Chandra sopravvive al pelo. Ma lo scambio mi sembra favorevole a me. Più che a lui. Dotan plus che adesso lui non ha di che difendere. Ah, questa la gioco, sì. Perché fa ottenere energia ogni volta. Ma se io andassi ad attaccare con tutto, no, non lo uccido. Potrei ucciderlo? Se io do 4.
Segnalini a lui. Arriva 11. Più 6. Non ci arriviamo. 17. Allora vado così. E continuo. Ah, aspetta. Ok, ha ragione. Non ho usato l'abilità dei Planeswalker. Profetizza uno, poi pesca una carta. In fondo fa schifo, non mi serve adesso. Eh beh, ho preso una terra. Vabbè. Meglio che niente. Cosa farà? Lui ha un sacco di carte in mano. Aia, 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 aia. Questa potrebbe essere molto brutta perché se gli uccido questo artefatto lei mi fa un fracco di danni. 6. Perde punti vita pari alla forza della Master Burattinaia. O 4, non ricordo mai. Comunque fa parecchi danni. Allora, andiamo a profetizzare magari. Sì, questo ci piace. Questo ci piace molto, l'antico Eternauta. Poi userei anche... Lo stai giocando? Lo giochi? Ok. E a volare, tra l'altro, non vorrei dire. Allora, facciamo che uccidere questo che mi rompe l'anima. Ok, tanto ci rimangono comunque 14 di energia, che non è niente male. Facciamo che usare questo così prendiamo altra energia, sia da quello che dalla carta stessa. Abbiamo finito praticamente tutto il mana che c'era nel mazzo, sto giro. Ora andrei a potenziare questo. No, ma il prossimo turno, dai. No, potenziamolo un po'. Dai, uno, due. Ma non può salire più di 7 su 6? Ah no, ok, stava solo laggando. 9-8. Ok, ancora un altro po'. 10-9, ok, ancora un pochino. 11-10, dai, poi vediamo al prossimo turno se potenziarlo ancora un po'. Ah, però effettivamente potrei chiudere adesso. Facciamo così e così, lui bloccherà sicuramente. Credo. Non ha travolgere, no? No. Anti malocchio. Quel servo meccanismo non ha mai visto così tanto danno in vita sua. Ha preso più danno quel servo meccanismo che non tutta l'altra squadra, il resto della squadra. Anche tra l'altro così ho preso anche un altro po' di energia e continuiamo verso il prossimo turno. Adesso lui mi esilia questa e tipo, ciao. Ciao Ninette. Allora, due servomeccanismi 1-1. Oh, cribbio, siamo nei guai, ragazzi. Ho paura, chi li blocca più questi servomeccanismi? Ah, uno scrutinio effettivamente potrebbe essere pericoloso, potrebbe bloccarci l'antico Eternauta. E poi come potremmo fare? LOL. Sarebbe bello se mi venisse Nissa in mano, in modo da concludere con i tre Planeswalker. Che ne dite? Allora, ci è venuto di nuovo mana, invece. Farei che... Allora, vabbè. Aggiungi due alla tua riserva di mana, come se non ne avessimo abbastanza.
Poi profetizza uno e pesca una carta. In cima, dai. Giochiamo anche questo. Quello mi sembra assolutamente inutile da giocare. Andrei ad attaccare allora con uno che tanto mi blocca. Due che tanto mi blocca. Tre che non mi blocca. E quattro che tanto mi blocca. Non mi ha bloccato il virtuoso dei turbinanti? A che pro? Si sentiva così sicuro? Di se stesso? Non voleva restare senza creature, effettivamente. Però il turno dopo non mi farà passare l'idra irsuta, questo servomeccanismo. Questo sì che rivoluziona tutto. Cioè, con questa lui mi uccide l'idra irsuta e prende un fracco di punti vita. Guarda come gli sale la vita! Spettacolo! Dai, sto giro chiudiamo però. Se non arriva Nissa, chi se ne frega. Cioè, mi spiace Nissa, per carità, ma sei rimasta nelle ultime carte. Che ci posso fare? Ah già, questi qua aggiungono tre segnalini energia ogni volta. Ma tra l'altro io questa posso... Ah no, l'esilio è la prima carta del Grimorio, non posso prendere una carta dal cimitero, ricordavo male. Allora, facciamo che... Profetizza uno, poi pesca una carta. Dai, vieni Nissa, Nissa... Non viene Nissa. Ci proviamo? Mettiamo questa in fondo e chiamiamo Nissa? Vabbè, giochiamo queste due robe qua. Però io volevo sul serio, Nissa. Dai, facciamo altri tre tentativi il turno dopo. Però non ho da attaccare con gente terrestre. Vabbè, andiamo ad attaccare con questi due. Sì, andiamo ad attaccare con quei due. No, facciamo che attacco con questi due. Così ho per difendermi da quell'altro. E questo, dai. No, no, non volevo attaccare con questo, me lo uccide, stupido che sono. Non ha volare lui. Beh. Adesso che se prendo energia lui prende più 2 più 2. Me l'ero dimenticata, ma tanto fino alla fine del turno, quindi adesso ciao, è già sparito il bonus. Non attaccherà. Ma mai e poi mai. Ah! Mi uccide il tizio là. Scegli, neutralizza una magia. Nuovi bersagli per una magia, quindi ne uccide tutte e due. Ah no, mi uccide l'altro. Vabbè. GG. Effettivamente ci sta rovinando parecchio la vita con questo discorso qua. Vuoi uccidermi un Planeswalker? No. Tanto ho il collasso dell'etere se per caso vuoi attaccare con quello, eh. Avessimo un'altra idra irsuta. Ci sta tutta la vita, scusa, lui ci ha ucciso il mondo. La miseria. Guarda come si potenzia.
Trangugiatore territoriale con tutte queste energie. Non ho mai visto così tanta energia, eh. Vediamo se ci arriva Nissa. Vediamo se ci arriva. Dai, Nissa. Nissa, vieni con noi in fondo. E non viene Nissa. Porca la miseria. Dai, comunque concludiamo, perché qua sennò altrimenti non possiamo più fare niente. Cioè, rischiamo davvero di perdere per una stupidaggine del genere come aspettare Nissa. Mi spiace Nissa, ma che Kaiser. Attacca con tutto. Uno solo può bloccare, quindi lui dovrebbe morirci. Cioè, con tutte quelle creature potentissime, alla fine andiamo a vincere per un trangugiatore territoriale iperpotenziato dall'energia elettrica. Assurdo, assurdo, che partita assurda. No, è valsa la pena però aspettare per vedere come si è sviluppato tutto questo discorso. E abbiamo chiuso comunque con quanti quintali di energia 26. Non posso vedere cosa c'era nel mazzo ancora, no, eh. E vabbè, comunque, anche questa partita è andata. Continua. Hai ricevuto una busta Kaladesh come ricompensa per aver completato questa storia. Nuove carte sbloccate. I guardiani riescono a combinare i loro poteri per proteggere Pia e tenere a bada Tezzeret e il consolato. All'ultimo momento Tezzeret abbandona il combattimento e si dilegua. Dopo aver spinto i guardiani, gli agenti del consolato prendono in custodia tanto le invenzioni vincenti quanto i loro inventori e si ritirano alla terra dei consoli. Chandra e Pia Nalar sono finalmente riunite, ma l'ombra di Tezzeret si staglia minacciosa su Kaladesh. Quindi probabilmente lo rivedremo nella prossima campagna, Tezzeret, eh? Hai ottenuto il pacchetto base di Kaladesh. Allora, archetipo sbloccato. Questo mazzo segna aggressivo uso e segna di energia per alimentare potenti abilità di combattimento, che è praticamente quello che abbiamo usato finora. Una busta, apriamo la busta, vediamo cosa esce. Serpe meccanivora, non male. Per essere accetta per ogni artefatto che controlli. Morte anticipata, scegli una creatura bersaglio, ottieni due segni di energia, poi puoi pagare qualsiasi natale. L'avioplano! Bellissimo! La scrutata Nembi, trattativa scaltra. Il controllo di un artefatto che controlli e un artefatto che non controlli. Cioè, wow! Tipo gli dai uno schifo e prendi la potenza della potenza. Quando il meccanismo. Meccatitano. Non so leggere. Quando il meccatitano rigoglioso entra nel campo di battaglia, distribuisci 4 segnali più uno tra un qualsiasi numero di creature bersaglio che controlli. Bello. Ottimo. Tra l'altro, qua abbiamo quintali di monete che poi potremmo andare a spendere magari in futuro per 20 pacchetti di carne. Che beh, per 20 ci bastano. Forse per 16? Sì, per 16 pacchetti ci bastano. 16 sono 2004, non ce ne restano neanche più. Sì, per 16 esatti. Ma io direi che per questo video possa essere tutto. Noi ci vediamo prossimamente o per la prossima campagna o prima per fare un qualche video spacchettamento, potrebbe essere un'opzione. Fatemi sapere se per caso sareste interessati al discorso. E vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento qui sotto e a iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!